materia. Passiamo eventualmente ai sub-buzz, quelli un po' più, diciamo, complessi. Non andiamo a toccare questi livelli, lasciamoli stare. Andiamo al kick. Comprimiamo il kick. Adesso possiamo andare sui recenti dove ci troviamo le ultime cose usate. Stavolta sul kick invece usiamo, scusate, il channel strip. D'accordo? Per cui fat channel con questa modalità che è un po' più carina. Andiamo. Facciamo un po' di passabassi qui allora. Cominciamo a scolpire un po'. Prima abbiamo enfatizzato, qui scolpiamo, non complichiamo troppo il low mid sotto i 100.000 perché sotto i 100 Hz perché sennò diventa un po' troppo pomposo. Come schiaccia qui. Forte. Bellino, dai, mi piace, dà una bella punta in più. Passiamo allo snare, stessa cosa, quindi sempre la channel strip, ok?
male neanche per quanto riguarda il rullo, mi sembra. Almeno ditemi qual è la vostra impressione. Adesso andiamo a vedere sui tom un attimino, che è la parte secondo me un po' più critica, perché a me i tom io ci tengo parecchio. Quindi andiamo sempre Fat Channel. Sicuramente c'è un bel high pass da mettere. Comprimiamo. Allora, cerchiamo un punto in cui i tom si sentano un po' meglio. Potrebbe essere. Tom, lasciamoli così perché è sempre una parte un po'. Si potrebbe dargli un pochino più di punte. In maniera generica, però per ora. Aspetta un attimo. Ok, bisogna dargli un po' di limiter in più perché vengono fuori un po' troppo. Ora andiamo sui cymbals, va bene? Quindi sono piatti fondamentalmente e basta. Quindi ho HHH e ride. Quelli li possiamo bypassare.
sentiamo un attimo come comprimere ancora. Avete sentito che qui ho raggiunto un compromesso, ho messo comunque il filtro tagliabassi, però sono andato poi ad alzare un pochino la curva in questo punto di modo da pompare un pochino il kick, d'accordo? Direi che per quanto riguarda batteria e livelli generali abbiamo usato 1, 2, 3, 4, 5, 6 plugin, abbiamo fatto tutto, ok? Potremmo andare a togliere questo effetto bidonoso. Allora, come facciamo? Equalizziamo con un Pro EQ, andiamo a cercarci la frequenza che genera quella risonanza fastidiosa. È più probabile che in realtà sia qui, a mio parere, con un knob molto stretto. Eccolo qua. Beccato. Sì, è... Allora andiamo a dargli un po' più di carattere qui. Beh, ci accontentiamo, no? Ok. Bene, abbiamo finito per questa parte. La prossima volta, insomma, nel prossimo video andremo avanti con chitarre, forse basso, oppure il basso successivamente con un altro video. Spero che siate riusciti a capire il mio workflow. Secondo me è un workflow semplice, pochi passaggi, facili, ricostruibili, quindi riproducibili e efficaci. Va bene, allora ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Stay rock!